Oggi primo appuntamento della stagione di Serie B con la prima partita tra Atalanta e Vicenza. Sentiamo. È l'Atleti Azzurri d'Italia a tenere a battesimo il campionato di Serie B 2010-2011, da quest'anno sponsorizzato dalla B-Win. Una breve cerimonia a ritmo di breakdance introduce il fisco d'inizio di Atalanta-Vicenza, match che apre ufficialmente la nuova stagione. Subito in campo dunque una delle favorite, se non la principale favorita del torneo cadetto, l'Atalanta di Colantuono, regina del mercato con gli acquisti dei vari Bascià, Pettinari e Ardemagni, e capace di trattenere quasi tutti i migliori giocatori nonostante la retrocessione. Di fronte c'è il Vicenza, rinnovato per 4 undicesimi. L'ultimo arrivo è quello di Elvis Abruscato, subito schierato da Maran alle spalle dell'altra novità Baclé nel 4-2-3-1. Dopo un minuto di raccoglimento alla memoria di Francesco Cossiga, il match ha finalmente inizio ed è proprio l'ex attaccante del Lecce ad aprire le ostilità, impegnando severamente Consigli per 2 volte nel primo minuto e mezzo, prima con un sinistro al volo e poi con un insidioso colpo di testa sul corner seguente. Ma è l'Atalanta a sbloccare il risultato e lo fa al 4° minuto con Leonardo Pettinari, che su una rimessa lunga in aria approfitta dell'indecisione della retroguardia ospite e tocca di testa quel tanto che basta per beffare un frison non certo impeccabile e vanificare il recupero disperato di Martinelli. Non poteva esordire meglio il 24enne esterno acquistato dal Cittadella assieme ad Ardemagni, che a sua volta potrebbe lasciare segno subito al debutto, ma stavolta Frison si riscatta dall'errore precedente e intercetta con un bazzo felino il suo colpo di testa. C'è grande lavoro per il portiere vicentino, che al 12° deve alzare sopra la traversa la volée di destro di Tiribocchi. L'Atalanta prende il sopravvento e al 15° potrebbe già chiudere i conti. Ardemagni prende il tempo a Zanchi, che lo mette giù in aria. Baraccani non ha dubbi e assegna il rigore, che lo stesso Ardemagni si fa però neutralizzare da Frison. Il Vicenza resta in partita e al 24° va molto vicino al pareggio con Abruscato, su cui colpo di testa Consigli deve volare per togliere il pallone dall'incrocio dei pali. Il festival delle parate continua dall'altra parte, con Frison che alla mezz'ora evita miracolosamente un gol sicuro sulla girata volante di Tiribocchi, ben imbeccato da Bascià. 2 minuti dopo l'Atalanta usufruisce del secondo rigore della serata, ineccepibile come il primo, con la strattonata evidente di Gianni sul capitano nerazzurro Bellini. Stavolta sul dischetto va Tiribocchi e Frison riesce solo a intuire la conclusione precisa e angolata dell'atalantino. Il colpo di testa di Tonucci, tempestivo nel saltare ma impreciso nel concludere, chiude un primo tempo molto divertente e ricco di emozioni, che vede l'Atalanta meritatamente in vantaggio e con la situazione sotto controllo. Gli orobici sembrano di un'altra categoria e anche nella ripresa continuano ad attaccare alla ricerca della terza rete. Se la vede annullare Pettinari, fermato giustamente per fuorigioco sull'assist di Ardemagni. Abruscato tenta invano di riaprire il match da fuori, poi ancora uno strepitoso Consigli a salvarsi di piede sulla pronta girata dell'ex Granata. Il portiere atalantino guadagna per distacco la palma di migliore in campo con il doppio intervento all'81°, prima su Martinelli e poi sul solito Abruscato, poco assistito dalla fortuna così come il Vicenza, che avrebbe ampiamente meritato il gol della bandiera. Invece il punteggio non si schioda dal 2-0 maturato nella prima mezz'ora e l'Atalanta incamera i primi 3 punti di un campionato che vuole vivere da protagonista. Le premesse ci sono tutte e se Buongiorno si vede dal mattino, quest'anno per la banda di Colantuono ci sarà da divertirsi. Io vorrei completare il concetto di prima. Io penso che comunque siamo al 20 di agosto, in sede di mercato il Vicenza qualcosina farà. Sì? Sì. Beh, giriamo subito la tua osservazione a Maran per parlare di questo, ma anche per commentare quello che è successo, perché il Vicenza ci era piaciuto tantissimo, addirittura nei primi secondi poteva segnarne 1-2 e poi è arrivato quel mezzo errore di Frison. Buonasera Maran con Ciarravano. Paolo. Sì, Maran proprio di questo stava parlando mentre vi ascoltava, soprattutto gli episodi sullo 0-0 potevano cambiare il corso della partita. È ovvio che in parità andare in vantaggio diventava tutto un po' più, quantomeno più semplice, andare sotto invece ha complicato un po' le cose, però insomma abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, abbiamo creato moltissimo, forse abbiamo commesso alcuni errori che ci sono costati un po' cari e questo con l'Atalanta non te lo puoi permettere, però sono soddisfatto di come è stata affrontata la partita con una personalità da squadra che deve creare mentalità perché poi questa ti ripaga nell'arco del campionato. Ecco, il mercato ancora non è terminato, se dovesse avere solo una cartuccia a disposizione dove la sprecherebbe, in quale reparto? Ma adesso credo che non sia il momento di parlare di mercato, cioè da commentare una partita e siamo ancora molto, molto caldi per questo, perché insomma brucia, perché vedi che in campo hai fatto quello che devi fare cercando diverse soluzioni, avendo molte occasioni e purtroppo insomma,
non portiamo a casa nulla in nessun campo che sappiamo difficile, però dove noi abbiamo probabilmente dato filo da torcere all'Atalanta, tanto è vero che il loro portiere è stato uno tra i migliori in campo. Marco. Sì, il mercato però Maran le ha portato abbruscato, oggi all'esordio, è piaciuto praticamente a tutti, sembra si sia già ben inserito nel gruppo, è soddisfatto lei? Assolutamente sì, è un giocatore che per le sue caratteristiche ci darà una grossa mano, poi è arrivato con motivazioni giuste, con mentalità, con voglia di fare, questo sarà sicuramente un giocatore importante per noi.